Amici del web, sono io, sono Giuseppe Garibaldi. Mi ha evocato dal mondo delle ombre il blogger Serafino Massoni, il quale a sua volta era stato sollecitato da un altro blogger che si chiama BioGiant22. Vedete qua, io ce l'ho questa sollecitazione. BioGiant aveva scritto a Serafino Massoni di parlare di Giuseppe Garibaldi. E allora Serafino Massoni ha detto: ma la cosa migliore è di far apparire sul grande re Giuseppe Garibaldi in persona. E quindi mi ha chiamato ed eccomi qua a parlare di me. Ma cosa volete che vi dica? Di me è stato detto di tutto e di più. Sono per tutti l'eroe dei due mondi. Però in pratica io non sarei mai passato alla storia se non fosse stata per l'impresa dei mille. Ma l'impresa dei mille, parliamoci chiaro, non è stato meglio di me, è stato meglio l'Inghilterra, meglio l'Inghilterra. E noi siamo molto, cioè voi italiani siete molto debitori all'Inghilterra. Solo che ve ne siete dimenticati. L'unico che si è ricordato di quanto l'Italia aveva l'Inghilterra è stato l'onorevole Antonio Di Pietro, che poco tempo fa ha chiesto l'intervento dell'Inghilterra facendo pubblicare sul The Guardian un paginone con la sua foto dove spiegava per filo e per segno come vanno le cose oggi in Italia. Però all'Inghilterra ha preso il quattrino da Di Pietro, ma poi non ha fatto niente, anzi, perché ormai la politica imperiale dell'Inghilterra è cambiata, tutta diversa. Va bene, allora vediamo un po' come stanno le cose. Io ero un avventuriero, ma agli inglesi sono sempre piaciuti gli avventurieri, basta ricordare Francis Drake, un pirata, che la regina lo nominò ammiraglio, ma erano tanti i pirati che facevano la guerra, pirati inglesi che facevano la guerra agli spagnoli. Quindi apparivano all'improvviso, magari battevano una bandiera neutrale, apparivano, poi issavano la bandiera dei pirati, quindi con lo scheletro, col pesco, e lì affondavano i galeoni spagnoli. E così ha fatto l'Inghilterra con me. All'Inghilterra gli serviva dentro il mar Mediterraneo un regno unito, uno stato unico che fronteggiasse un po' l'impero russo, il quale non solo si stava espandendo ad oriente, ma si stava espandendo anche ad occidente nei Balcani e mirava ad entrare tramite lo stretto di Dardanelli ad entrare nel mar Mediterraneo. Non è un caso che quando ci fu il terremoto di Messina, il terribile terremoto, il maremoto di Messina che distrusse l'intera città, la prima nave che arrivò in soccorso lì ai terremotati, e allora non c'erano mica le radio, le televisioni e via di seguito, Bertolaso, i primi sono i russi, perché c'era una bella nave da guerra zarista che incrociava in quelle acque e furono i primi. Va bene, allora gli serviva uno stato unico, unitario. E che c'era? C'era il regno delle due Sicilie. Il regno delle due Sicilie, cioè Napoli, Palermo. E il fatto è che Palermo non ne voleva sapere della monarchia. La monarchia stava a Napoli ed era troppo vicina, perché i baroni siciliani volevano fare i loro comodi. E quando seppero che gli inglesi avevano dato mandato ai Garibaldi di eliminare la monarchia borbonica, loro dissero: vabbè, meglio stare sotto un re che abita a Torino, perché ancora non si sapeva che poi la capitale veniva spostata da Torino a Firenze, da Firenze a Roma. Meglio stare sotto un re, pensarono i baroni siciliani, meglio stare sotto un re che sta a Torino che sotto un re che sta a Palermo, è troppo vicino. Volevano fare i loro comodi, sapete come sono in Sicilia, vogliono fare tutti i loro comodi, anche adesso tutto sommato non è cambiato molto. C'è uno spirito indipendentista che non ha uguali in tutto il mondo. E così che succede? Che Garibaldi proprio ebbe il mandato specifico dall'Inghilterra di compiere questa impresa. Tanto gli ufficiali borbonici, erano specialmente quelli siciliani, erano stati tutti comprati dagli agenti segreti inglesi. Tutti comprati, io non lo so se le scrivono queste cose nei libri di storia,
Però è così, c'era anche la longa manus della massoneria inglese, che non è che andasse tanto d'accordo la massoneria con le monarchie, non andava tanto d'accordo, specialmente con le monarchie un pochettino tradizionaliste, trono e altare come quella dei Borboni di Napoli. E quando io Giuseppe Garibaldi sono sbarcato a Marsala là con quei due bastimenti, il Lombardo e il Veneto, in pratica le cose erano già fatte. Innanzitutto la flotta borbonica era stata messa a tacere da due belle cannoniere britanniche, perché c'era la politica delle cannoniere in quei tempi, si profilava all'orizzonte una qualche cannoniera e c'era poco da fare. La flotta borbonica dovette starsene in disparte. Noi sbarcammo a Marsala e lì ci vennero incontro mal volentieri, mi pare 4.000, se ricordo bene, 4.000 soldati borbonici, i cui ufficiali, tra l'altro, facevano parte dell'elite siciliana, erano legati alle baronie e non ne volevano sapere di combattere. Per cui la storia lì di Nino Bixio che dice ritiriamoci, generale, io gli ho detto: Bixio, qua si fa l'Italia o si muore, non è vera. Sì, ne ha scritto Cesare Abba nella sua cronaca sui mille, ma Cesare Abba sappiamo, era un romantico, ha dovuto un pochettino aggiustarlo la faccenda, ma mai detto io Nino Bixio qua si fa l'Italia o si muore, perché tanto le cose erano già fatte. Poi dopo c'era l'insurrezione in varie città della Sicilia, c'era l'insurrezione, le truppe borboniche erano tutte occupate, io mi sono fatto una passeggiata per la Sicilia e l'unico che ci ha sofferto è stato Cavour, e Cavour ci ha sofferto, perché per Cavour l'unità d'Italia andava da Torino a Venezia. In pratica l'idea di Cavour coincide con l'idea che c'ha Bossi, no? La Padania, avevano le stesse idee, e ha avuto delle crisi di nervi Cavour, non ne voleva sapere lui di estendere il regno dei Savoia a sud degli Appennini, non voleva, ma invece l'Inghilterra voleva, e io ho fatto gli interessi dell'Inghilterra, della massoneria inglese, della borghesia inglese, e sono andate così le cose. E poi però a cose fatte, i Savoia mi hanno mandato a quel paese, sì c'è stata la stretta di mano a Teano, ma quando io poi ho aspettato il re con tutti i miei garibaldini, il re non è venuto a passarli in rassegna, e quando poi le cose sono finite, i miei garibaldini, che avevano fatto l'unità d'Italia per merito degli inglesi, volevano entrare nel regio esercito sabaudo, ma non ci hanno voluto, e per accontentarci un po', sapete che ci hanno fatto ai garibaldini? Invece di prendere l'esercito dei Savoia, non l'hanno messo a fare i maestri elementari. Pensate un po' voi i garibaldini a fare i maestri elementari, e beh, comunque gli hanno dato il posto fisso, va bene, cari amici, cosa volete che vi dica? Se tutti mi chiamano l'eroe dei due mondi, è solo perché tramite l'Inghilterra io ho fatto cadere il regno delle due Sicilie, il regno borbonico, ma dietro c'erano i soldi degli agenti segreti inglesi. Questa è la verità, cari amici, questa è la verità. L'unico che si ricorda e che ancora si ricorda di quanto bene vi ha fatto voi italiani l'Inghilterra è l'unico in Italia, è Antonio Di Pietro. Perché lui il suo messaggio, la sua paginone con la sua foto, mica l'ha fatto pubblicare su qualsiasi giornale francese, che pure i francesi hanno contribuito molto, no? No, non l'ha fatto pubblicare dai francesi, dai tedeschi, anche i tedeschi, i prussiani hanno contribuito con la terza guerra indipendente. No. Inghilterra, era Di Pietro, Inghilterra. Solo che, caro Antonio Di Pietro, mi dispiace per te, ma l'Inghilterra di oggi non è più come l'Inghilterra del 1860, è cambiata, per cui era meglio che tu i soldi ti ritenevi in Italia e magari le facevi in Italia certe operazioni, va bene, ecco, e questo è per io saluto Serafino Massoni, saluto anche il blogger BioGianta22 e me ne ritorno nel mondo delle ombre. Tanti saluti da Giuseppe Garibaldi.